questo nostro momento di fede legato proprio alla figura di Maria. Maria che ci viene presentata dalla Chiesa veramente come la madre della consolazione, colei che è preposta non solo a donarci il Salvatore, ma a donarci anche la consolazione di tutto questo. Certamente pensandola come madre, perché così il Signore Gesù ce l'ha affidata dalla croce, beh, non facciamo fatica a pensare alla consolazione. La madre è il primo grande riferimento di consolazione dentro la vita di una persona. Però è bello oggi guardare insieme non solo quella consolazione che ci viene da Maria quotidianamente e che noi possiamo attingere attraverso la nostra fede e anche la nostra devozione nei confronti della Madre del Signore, ma guardare lì dove Maria, nella sua vita terrena, ha compiuto gesti di consolazione. A volte giustamente pensiamo alla consolazione e la pensiamo come qualcosa che affettivamente si è rivolta a noi, ma guardiamola proprio nella sua concretezza, di dove nel Vangelo abbiamo testimonianze di